Noi invece, come ogni venerdì, ci occupiamo di spesa. Voi avete già pensato cosa cucinare per pranzo? Perché oggi in questo spazio tratteremo, insomma, la spesa, una spesa di qualità, mi raccomando, ma anche un occhio di riguardo ai prezzi, perché sono prezzo e qualità, insomma, un connubio che non deve mai mancare, insomma, quando andiamo a fare la spesa tra gli scaffali dei supermercati. Ma prima vediamoci il servizio di Massimo Tosi insieme a Francesca Parisella. Cosa avranno mai comprato? Andiamo a vedere, soprattutto stiamo attenti perché vogliamo vedere lo scontrino. Vediamo il servizio. Saldi, saldi, saldi. Settimana che cerco i fagioli non li trovo. Scusi, sta mica dove posso trovare i fagioli? Cari amici di Lumattina, per l'appuntamento della spesa con 20 euro, oggi saremo insieme a Francesca Parisella. Eccola, Francesca, buongiorno. Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti. Vedo già indaffarata per la spesa, ricordati, sfida 20 euro, cena per 4. Pronta? Io mi sto portando avanti con i lavori perché Emanuele mi sta preparando già il formaggio grattugiato da usare per gli gnocchi. Anche se è venerdì, vabbè, di solito i giovedì gnocchi non li facciamo bene. Gnocchi, gnocchi, questi sono per... 3 persone, ne dobbiamo prendere 2. 2, vai. Per il primo mi manca il burro e siamo però quasi arrivati a 10 euro. Quello costa 8,79 euro. 8 euro? Ah, al chilo. Al chilo, al chilo. Al chilo devi mi è venuto uno sciupun, okay. Sembra un cuscino. Sì. di insalata. Quante tipologie? Io preferisco quelle senza antibiotici. Lo immaginavo. E vedo qua che c'è anche un'offerta. Totale, eh? 15,73. Andiamo a cucinare. Ci vediamo tra poco, a tra poco. A tra poco. Massimiliano Dona, bentornato. Ciao. Allora, cosa ne pensi della spesa che ha fatto la nostra Francesca Parisella? Beh, è stata abbastanza brava, un po' frettolosa, però qualche consiglio forse la può aiutare. Parlavamo del tempo, il tempo è fondamentale, no, per fare una spesa di qualità. Allora, qui abbiamo gli gnocchi. Eh già. Allora, qui come ci dobbiamo orientare? Perché ci abbiamo quelli, insomma, confezionati. Poi soprattutto dobbiamo sempre leggere bene le etichette, perché gnocchi di patate, ma cioè, ci sono veramente le patate dentro? Oppure... Daniela, è facile dire compro una busta di gnocchi, ma in realtà anche i prodotti che abbiamo qui esposti sono molto diversi l'uno dall'altro e non aiuta tantissimo la differenza tra gnocchi di patate e gnocchi con patate. Come hai detto bene, conviene leggere l'etichetta. L'importante, se compriamo gli gnocchi, è che nella lista degli ingredienti ci sia scritto con patate fresche, perché altrimenti troviamo le patate reidratate, quindi insomma un mix di fiocchi come di patate. Queste? Patate fresche. Queste sono patate fresche, quindi è un prodotto di maggiore qualità rispetto a quelli dove nella lista degli ingredienti troviamo semplicemente patate reidratate, vuol dire che sono fiocchi di patate ravvivati, diciamo così, con l'acqua. Lista degli ingredienti che dobbiamo trovare anche se prendiamo gli gnocchi freschi. Ecco, guardiamo anche poi la grammatura. Qui per esempio sono 500 grammi, qui invece mi sa un po' di meno. 500 anche questa. Okay. La grammatura è sempre fondamentale nella scelta, e soprattutto con un occhio al portafoglio. Se preferiamo quelli freschi, anche qui c'è l'obbligo di esporre il cartellino con gli ingredienti. Passiamo al burro, perché la nostra Francesca ha fatto appunto, ha comprato anche il burro e quindi farà i gnocchi con il burro. Anche qui abbiamo burro tradizionale, burro, la margarina, insomma ce ne sono varie tipologie. Come ci dobbiamo comportare? Varie tipologie e vari formati. Il primo consiglio che mi sento di dare è quello di scegliere dei formati più piccoli solo se ne dobbiamo consumare poco, perché vero, sono più costosi. Sì. Altrimenti compriamo i classici panetti facendo attenzione a conservarli per il meglio. Occhio alla provenienza del latte. Quando compriamo il burro è molto, molto importante, e soprattutto che sia latte italiano e non che il burro sia soltanto lavorato in Italia, magari con una materia prima che e viene questo capita al delle di fuori volte, no? Che magari dei nostri confini. Attenti. Rispetto alle diciture, il migliore è quello centrifugato. Ecco, lo vediamo qui, di sola panna fresca di centrifuga. È il burro di miglior qualità, ma possiamo trovare anche quello chiarificato, che diciamo è un burro concentrato che di solito si usa per cucinare o per i dolci. E la margarina?
La margarina è un prodotto completamente diverso, infatti, è un prodotto completamente diverso, molto più processato, e quindi insomma scegliamolo anche con un'attenzione al contenuto per la nostra salute. E sulle uova si apre un mondo, perché ci sono allevate all'aperto, quelle biologiche, insomma ce ne sono veramente di tanti tipi. Ma con un grande aiuto, che è quello di un'etichetta, quella delle uova, che ci dice davvero tante cose. Poi è sul prodotto, è una cosa questa curiosa, perché ogni uovo ha la sua targa. Quindi è una sorta di carta d'identità. È e proprio su questo così. Proprio non possiamo sbagliare. Anche perché il primo numero è il più importante, è una serie di numeri Eccolo molto lunga. Lo vediamo lunga. In grafica. Esatto, ma il primo è il più importante. Perché non tutti sanno che è fondamentale come viene allevata la gallina, proprio per la qualità del nostro uovo. Quindi se vogliamo l'uovo migliore lo prendiamo bio, il numero contrassegnato è lo 0, all'aperto 1, un po' meno buoni a terra, perché non tutti sanno che la gallina si razzola, ma sempre all'interno di capannoni. Cioè sta comunque chiusa, non razzola, voglio dire, fuori con tanto di terreno. Poi qui troviamo altre indicazioni, categoria A, lo dico subito, non ci serve come consumatori, perché tutte le uova per il consumo sono di categoria A, e invece è importante vedere la categoria extra, vuol dire che sono passati solo 9 giorni dalla deposizione. È vero, perché troviamo extra fresche o fresche, anche lì c'è una piccola differenza. Ma passiamo all'insalata in busta. Scusami, diciamo che non contengono antibiotici, perché la nostra Francesca ha detto io le preferisco senza antibiotici. In Italia sono vietati gli antibiotici, questo è bene chiarirlo. Ricordiamo che la sicurezza alimentare in Italia è veramente fondamentale. Al 100%. E lei ha scelto però l'insalata in busta, che non è proprio, no? Diciamo che... Quando si ha poco tempo. Esatto, per chi è solo a poco tempo, l'insalata in busta, la cosiddetta quarta gamma. Qui davvero, attenzione Daniela, ai formati, ne vediamo di ogni tipo. Vedi qui 125 grammi, 100 grammi, qui forse una ancora 70 grammi. Questo perché il prezzo è ingannevole se non guardiamo il prezzo al chilo. Per l'insalata va guardato il prezzo al chilo, e anche in trasparenza, che non sia annerita. Vuol dire che è un po' vecchietta. Adesso però andiamo a vedere Francesca Parisella con il nostro Massimo Tosi come hanno conservato questi alimenti. Vediamo il filmato. L'acqua bolle, la sento. Ci dobbiamo sbrigare. Tanto bravissima, perché hai risparmiato, hai comprato degli ottimi ingredienti. Partiamo col primo, quindi facciamo gnocchi con burro e parmigiano. Allora, io ricordo che queste confezioni, intanto taglia, erano confezioni da 3 persone. Voi siete in 4. Poi lì ne mettiamo metà? Questi come li conserviamo? Allora, io questi li chiuderei. Una molletta, qualcosa? Ma anche quelle da bucato, E dove li mettiamo? In frigo. In frigo. Se dovessero avere ancora fame li mangiamo, altrimenti se non si mangiano stasera domani passa. Hai ragione, perché poi sappiamo bene che gli gnocchi, se poi volessimo farne ancora stasera, in un minuto sono pronti, quando salgono. Basta poco. Secondo abbiamo le uova. Abbiamo le uova per usiamo tutte una bella frittata. Sì, dobbiamo fare una frittata. E poi l'insalata. Quello è il nostro solito famoso cuscino di insalata. Che versiamo qui. Questa che facciamo? Conserviamo l'insalata, perché questa... Sì, io la laverei tutta e la metterei in un canovaccio. Un canovaccio, perché? Perché ho notato che si mantiene molto meglio, prende tutta l'acqua. Assorbe l'acqua. E rimane abbastanza bene per... Perfetto, io faccio una cosa. Guardate questi gnocchi qua, li buttiamo in acqua. Pronti? Andiamo subito sulle uova. Come si conservano? Perché quando andiamo al supermercato le troviamo all'esterno del frigo, poi andiamo a casa e le mettiamo solitamente in frigo. Perché? È una grande curiosità dei consumatori, perché all'interno del supermercato, diciamo, il clima è stabilizzato. Il rischio per le uova sono proprio gli sbalzi di temperatura, per cui è utile a casa tenerli nel frigorifero per evitare che si faccia una brina che poi magari può condizionarne l'aspetto di salute. Non nello sportello del frigorifero, perché si muovono, si sbatacchiano, prendono appunto sbalzi di temperatura. Mettiamoli negli scaffali. E anche il burro, ne parlavamo prima, tra l'altro io ho detto margarina vegetale, ma in realtà c'è pure anche quella animale. Esatto. Dove lo conserviamo il burro? Se il panetto è di questo tipo, forse è meglio metterlo in vetro, è più sicuro all'interno del nostro frigorifero. Grazie Massimiliano.